Prima di contropiede tutti i colori del calcio, finalmente si gioca in trasferta, si potrebbe dire, dopo l'ultima contestazione nella sfida contro il Napoli con i tifosi del Palermo che hanno bisogno di ritrovare l'entusiasmo, l'entusiasmo che vuole portare Walter Novellino alla vigilia della trasferta di Empoli, poi della sosta per la Pasqua e con un'altra trasferta all'orizzonte, quella di Verona contro il Chievo, due gare nelle quali il Palermo dovrà mettere una seria ipoteca sul discorso salvezza. Lo farà intanto ad Empoli senza Šošev che è squalificato. Allora Novellino ha detto di voler coinvolgere tutti, nessuno escluso. Rientra anche Lazar e poi, come sempre, nella stanchezza della maggior parte dei tifosi del Palermo, questo invito al presidente Maurizio Zamparini di lasciare la mano, ma a chi? Addirittura a tutti i tifosi del Palermo o quantomeno a coloro i quali avranno voglia di fare un piccolo investimento, perché è nata una bella iniziativa. Compriamo il Palermo.it, c'è già il sito che è in costruzione, ma si sono mobilitate tante persone già anche sulla pagina Facebook. Azionariato popolare, ne parleremo insieme con i promotori di questa iniziativa e poi ovviamente tanto calcio con i temi e la vigilia stretta di Empoli-Palermo, perché si gioca domani alle 18. Siamo in diretta su TRM13, seguiteci dopo la sigla, torniamo in studio. Io ti ho dato il mio cuore e io ti ho dato 90 milioni per questo. Agghiacciante quello che dico, però questo non è. A me non mi piace prostituzione intellettuale. Vi amo e viva la Rai. Attaccare! Non sono mollo, ma le mollo. Anche capisco più Mourinho perché si incazza quando viene qua. Ci giochiamo le mutande! Struz! Fanno le cose regolari, come è la regola! E si va tutta a più! Ben trovati, contropiede, tutti i colori del calcio, diretta su TRM13 e replica intorno alle 23 circa sul 14, Med 1 e poi, qualora abbiate la voglia di rivedere questa puntata, ma non solo, anche tutte le altre puntate di contropiede e delle produzioni Publimed in genere, andate sul canale ufficiale YouTube TRM Web Sicilia, cercateci così, in particolare per contropiede. Hashtag contropiede TRM. Vado subito a salutare, tra l'altro, visto che siamo in diretta su Facebook, quindi saluto attraverso lo smartphone di Gualtiero Sanfilippo chi ci sta seguendo dalla pagina. Quindi ciao a tutti, mi raccomando, rimanete collegati su Facebook. Bentrovata Gualtiero Sanfilippo, Elena Sanicola, tifosa Rosanero Più. Ciao, buonasera, Gualtiero. Luca, buonasera a tutti. Ciao, ciao, guarda, in questo momento c'hai 8, 9, 10, 11 spettatori e vanno aumentando. Quindi... Benissimo, allora andiamo aumentando. Tu starai tutta la puntata così? Ma lo sai che potrebbe essere, un buon ripiego questo. Benissimo, allora possiamo fare una cosa, rimaniamo così. Hai chiuso? Hai finito? No, ok. Perfetto, allora mi avvicino, ok. Diretta su Facebook. Ciao ragazzi, seguiteci, siamo su TRM13, qui ovviamente scrivete perché la chat su WhatsApp la gestisce invece Ilenia Sanicola, come sempre il numero è 393 125 1425. Ci sono già messaggi, Ilenia? Sì Luca, però prima di cominciare volevo dirti che c'è stata un'altra piccolissima, stata piccola, discussione nella chat live. Vorrei ricordare al diretto interessato di questa discussione che se vuoi essere riaggiunto al gruppo devi inviarmi tu il messaggio, senza magari farlo dire da amici, perché
mi serve il numero. Bene, quindi inviaci un messaggio, io ti riaggiungo. Andiamo a leggere qualche messaggio, Luca. Sì. Già si parla della partita di domani, Empoli-Palermo, e ci scrive Dario Di Maio: il risultato della partita Palermo-Empoli sarà frutto delle motivazioni. Empoli giocano due squadre che hanno motivazioni diverse. La squadra di casa, pressoché salva, ha sicuramente motivazioni inferiori di quella ospite. Per questo io penso che il Palermo può fare risultato pieno. Sarebbero tre punti fondamentali per la salvezza. E poi Giovanni Scalici risponde: l'Empoli non vince da quando è iniziato il girone di ritorno. Noi sappiamo che salva, ma loro giocheranno per i tre punti e stanno tranquilli. Una partita la deve vincere questo Empoli. Il Palermo non può perdere. Prevedo 1-1, ma spero che possiamo vincere. Benissimo. E allora, Gualtiero, adesso tocca a te, perché non so, si sta giocando già in Serie B, ma leggiamo il programma di domani con il Palermo che gioca ovviamente prima di tutti. Capitato al contrario la settimana scorsa, adesso insomma il vantaggio, seppur piccolo, è per le altre. Allora, si comincia domani alle 18 Empoli-Palermo, alle 20.45 Roma-Inter, poi la delle gare di domenica, alle 12.30 Atalanta-Bologna, alle 15 Frosinone-Fiorentina, Verona-Carpi, Sampdoria-Chievo, Sassuolo-Udinese, Torino-Juventus, alle 18 Napoli-Genoa, alle 20.45 Milan-Lazio. In Serie B il Trapani giocherà con Livorno domani alle 15. Grazie Gualtiero. Parleremo di Empoli-Palermo, di azionariato popolare, di tattica, di tecnica, e lo faremo insieme a Salvatore Geraci. Ciao Salvatore. Ciao, buonasera a tutti. Ben trovato. E poi Ma si può parlare con casa, con Facebook? Non lo so. Si possono scambiare messaggi con la moglie. In questo momento, Caterina, se ti colleghi sulla pagina Facebook di Contropiede, Contropiede di Rembala, puoi vedere Salvatore. Non so cosa sta inquadrando, ma penso Salvatore, perfetto, tutta la situazione. E quindi poi sei zoomato pure. Sei zoomato, Salvatore. Puoi dire a Caterina qualcosa. Mi raccomando, i ragazzi, trattali bene, falli divertire. È un giorno importante per i ragazzi, perché in settimana hanno fatto 18 anni tutti e due. Benissimo, auguri allora, auguri ai due ragazzi. E hanno fatto una tre giorni così, tanto perché per... i compleanni a casa Geraci durano tre durano giorni. Durano tre giorni, questi... è vero, hai ragione. Esatto. E allora, dicevamo, i promotori di una bellissima iniziativa, perché Zamparini deve andare via, deve cedere, ma a chi può cedere? In questo momento un vero compratore non c'è. E allora Antonio Triolo e Marco Lugaro, ben trovati. Marco, per te è un ritorno gradevolissimo per noi. Compriamo il Palermo. Io poi metto .it, perché vedremo anche un sito internet in costruzione. È ancora in costruzione, perché Antonio, è stata un'iniziativa estemporanea. Intanto, che cosa è questo Compriamo il Palermo? Compriamo il Palermo è l'iniziativa di alcuni amici che si sono sentiti tramite i social network. Oramai si vive e si ci attiva tramite social, e che dopo anni di amore per il Palermo e per questa squadra hanno pensato che si potesse fare qualcosa di più per questa squadra e per questa città, e abbiamo deciso di lanciare un sogno, una follia, una provocazione. In realtà noi crediamo che possa essere qualcosa di più di questo. Nessuno di noi è un imprenditore multimilionario, nessuno di noi è in grado di rilevare neanche lontanamente il Palermo da solo, quindi non siamo degli emiri travestiti, diciamo, da occidentali, però crediamo che, come in altri posti d'Europa, in altri posti d'Italia, in Italia in realtà le esperienze vengono da campionati minori, da serie minori e con minor impegno, si possa pensare che siano i tifosi a gestire una squadra, che siano le persone che amano questa città e questa squadra. Allora abbiamo aperto prima una pagina su Facebook, Compriamo il Palermo, dove in pochi giorni sono venute 700 persone, sono iscritte. Già abbiamo cominciato una settimana fa, circa 10 giorni fa, meno di 10 giorni fa. E abbiamo preso un dominio internet su cui un amico grafico sta lavorando, e ciascuno di noi sta tentando di mettere un po' di esperienza, un po' della propria professionalità, un po' di quello in cui è capace fare, per attivare un circolo virtuoso.
Gualtiero, quando puoi, vediamo anche la pagina. Intanto, sì, lì insomma, compriamo il Palermo, restituiamolo alla città e riprendiamoci i nostri colori. Questi sono i due slogan, Marco, che sono molto significativi. Vedremo anche cosa significa azionariato popolare. Intanto, così a pelle, la sensazione di questi primi giorni. La sensazione è quella dei social network, dove mettere un mi piace è abbastanza facile, dove si trova in questo momento un'idea comune, che è quella di non tanto contrapporsi alla gestione del presidente, ma di comunque immaginare un qualcosa dopo Zamparini. Poi ovviamente i sogni sono fatti di piccoli passi, nessuno di noi ha la bacchetta magica. Però l'interesse di capire se è una presa in giro, una provocazione oppure qualcosa di più concreto, sicuramente io l'ho avuta. Mi ha colpito che mi ha scritto un mio vecchio amico dalla Toscana dicendo: guarda, io tifo Inter, tu lo sai benissimo, sono palermitano trapiantato in Toscana, però ti garantisco che se è una cosa seria io una quota la compro immediatamente. La cosa mi ha fatto pensare, perché ripeto, lui non mi ha detto: tu come sai, io andavo in trasferta a Nocera Inferiore. Mi ha detto: io ho sempre tifato Inter e tifo Inter, però non mi va che Palermo sia così, che il Palermo sia gestito in questo modo. Se ne parla tanto di azionariato popolare, noi abbiamo cercato di ricostruire, mentre intanto diamo la pagina Facebook. Avete un mi piace in più, quanto sono arrivate, Gualtiero? 730 più o meno. Benissimo, quindi siamo stati la 730esima entità social ad aver cliccato mi piace. A questo punto facciamo un po' un giochino, no? Vediamo da qui alla fine della trasmissione quante persone e quanti di voi su Facebook metterete mi piace. Magari probabilmente tanti che ci seguono l'hanno già fatto, però vediamo che incremento, no? Facciamo un piccolo gioco. Dicevamo, si parla tanto di azionariato popolare, allora abbiamo ricostruito una piccola scheda insieme a Gianluca Rubino sull'azionariato popolare. No, ce ne andiamo anche in Serie C. A questo punto ce ne andiamo anche in Serie C. Non ci interessa trovare un altro presidente in Serie A. Meglio in Serie C, ma non in Serie A così. Grazie. La fantasia dei popoli è giunta fino a noi. Allora, Zamparini ha fatto il possibile, ma ora deve passare la mano. Bisogna trovare un metodo alternativo. Perché non ricorrere all'azionariato popolare, per esempio? Un ragionamento che nelle ultime settimane ha trovato sempre più spazio nel cuore del dibattito sul futuro rosanero, ma un metodo così rivoluzionario, quantomeno per il calcio italiano, può attecchire e fare le fortune del Palermo? Proviamo a comprendere come funziona altrove. Tramite l'azionariato popolare si ottiene una proprietà collettiva delle quote della società, in mano a un numero elevato di soggetti. L'esempio più famoso al mondo si chiama Barcellona, con circa 160.000 soci. Nessun vincolo di età, ci si può iscrivere da neonati con 42 euro, da bambini sino a 88 euro e da adulti 177 euro. Si decide insieme, ci si basa su uno statuto e si lavora per il bene del club. Tra il 2010 e il 2014 le sole iscrizioni dei soci hanno portato nelle casse blaugrana fra i 18 e i 19 milioni di euro a stagione. Caso unico? No. In Spagna abbiamo anche Real Madrid, Athletic Bilbao e Osasuna. In Germania, solo per fare un esempio, il Bayern Monaco è di proprietà per il 9% di Audi, per un secondo 9% di Adidas e per un ulteriore 9% di Allianz. Il restante 73% è dei tifosi, in mentalità e collettivo. In che senso? Essere socio non è una spesa ma un investimento, il tifoso non sporca, non fa prendere multe alla società, non crea disagio perché tutto ciò andrebbe a vanificare il medesimo investimento. Non ci si lamenta se qualche altro mette meno, ognuno dà quel che può, ricchi e meno abbienti. Il biglietto si paga, niente tagliando omaggio e amici degli amici, si va allo stadio e si fa il tifo per, non contro. Ci si sente parte di qualcosa. Palermo è capace di fare altrettanto? Se la risposta è sì, allora Zamparini può già fare le valigie.
Torniamo con contropiede tutti i colori del calcio. Vi abbiamo fatto capire, speriamo, cosa vuol dire azionariato popolare. Salvatore, saranno pronti i tifosi del Palermo a scalzare Zamparini, come ci diceva Gianluca Rubini? Ma io penso che ognuno debba fare i conti con se stesso. Personalmente è una proposta che mi affascina per due motivi. Uno, perché in un mondo che è una sorta di associazione a delinquere, finalmente ci sono delle persone che propongono delle cose semplici e con una mentalità, con una mente aperta e libera, ovviamente da determinati condizionamenti. Che poi è la cosa più bella, in assoluto, ma è la parte poi più difficile, perché è chiaro che se tu vai a proporre un affare con tanto di guadagno a certa gente, figurati, insomma, non ti dicono mai di no. Se tu invece proponi una situazione molto, molto, molto fluida, molto innocente, se questa è la parola che può essere utilizzata, è chiaro che l'appeal è un poco diverso. Però io sono convintissimo che i tempi cambiano, che le situazioni si evolvono e che la gente poi non è così fuori, assente, da non capire che cosa si potrebbe realizzare in una situazione del genere. Un sogno? Sì, un sogno. E perché no? La vita è solo un sogno. Guai a non comprendere che in fondo è questa l'essenza delle cose. Io sono disponibile a dare il mio contributo, ma il mio contributo in termini proprio sostanziali, cioè mi piace un'idea del genere, al di là del fatto, ripeto, delle considerazioni che tu puoi avere nei confronti di Zamparini o di Moratti o di Berlusconi o di l'azionariato popolare è una splendida soluzione di solidarietà, quello che manca nel mondo. Prepariamo i moduli, il primo sottoscrittore Salvatore Geraci con il versamento di una quota pari a Antonio. Come funziona? Cioè, entriamo nei dettagli. Entriamo nei dettagli. Beh, precisando che la seconda la sottoscrive Tutone, chiaramente. Certo. Però il passaggio è il seguente: noi abbiamo immaginato un modello, chiaramente. Abbiamo dato un occhio a quelle che sono le situazioni in giro per il mondo. Chiaramente Palermo diventa per l'Italia un unicum, cioè per la prima volta si parla di poter rilevare una società in Serie A e non una società in fase fallimentare o in una serie dilettantistica. Le difficoltà sono quelle di corrispondere un prezzo, perché normalmente quando tu rilevi una società dal fallimento della serie minori, certo, parliamo di piccole cifre. Qui il primo investimento è giustamente concedere a Zamparini la cifra che lui domanda per vendere la base d'asta. Sì. Però vorrei precisare una cosa prima di entrare nella parte un po' più tecnica, se così si può dire. La nostra non è un'iniziativa contro Maurizio Zamparini. Io sono tra quei tifosi che ritiene che Maurizio Zamparini a questa città abbia dato tantissimo. Noi abbiamo calcato platee che personalmente io neanche sognavo quando ho cominciato a seguire il Palermo, anche perché ho perso, diciamo, qualche generazione prima, i racconti di mio padre che mi raccontavano altri fasti. La Serie A, esatto, io non conoscevo la Serie A. E quindi io per questo potrò solo essere grato. A Zamparini io da qui lancio un appello, cioè Zamparini potrebbe andare via da questa città non solo prendendo il giusto prezzo per la sua quota, ma da eroe che restituisce la squadra a Palermo. Cioè per una volta lui può essere non solo l'uomo che ha fatto calcio a Palermo e ha fatto business come è giusto che faccia un imprenditore, ma l'uomo che prende atto che questa città è in grado di prendere in mano il suo destino e di prendere in mano la sua squadra e diventare un mecenate senza bisogno di esserlo, quindi senza bisogno di regali. Zamparini cerca un interlocutore. L'interlocutore può arrivare da qualsiasi parte, insomma, può arrivare dall'Inghilterra, può arrivare dagli Emirati, può arrivare dal Giappone, può arrivare anche dalla stessa città, in fondo. Nulla. Appunto, come sempre, tu sei perfetto nella tua disamina. Se domani mattina arriva finalmente il principe, lo sceicco arabo, che il petrolio è salito del 30% nelle ultime settimane, tu credi che non saremmo tutti contenti? Ma certamente il mecenatismo purtroppo nel calcio è la prima fonte, però è oggettivo che in questo momento il Palermo di tutti questi compratori che fanno la fila non c'è. Allora perché, appunto, come dicevi tu, farsi affascinare da un sogno? Cominciare a essere noi l'alternativa, questa città fornisce un'alternativa.
tieni presente che anche di fronte a, scusami, anche di fronte a presenze imprenditoriali forti, ci sono per esempio esperimenti di tifosi che hanno rilevato quote minori delle squadre o attraverso delle associazioni senza fine di lucro o attraverso delle partecipazioni azionarie e che oggi sono presenti anche nei CDA di queste squadre pur non avendo la proprietà totale della squadra. Anche questa è una forma che si è sperimentata in giro per il mondo. Io ti dirò che per la sua esperienza di vita, per la sua crescita imprenditoriale, lo stesso Zamparini sarà affascinato da una situazione di questo tipo qui, perché è una persona che si è costruita da solo, una persona che ha rischiato con le proprie idee, no? con il proprio lavoro, e che non ha nulla in contrario a cedere il Palermo a chi gli vuol bene, perché obiettivamente quando Zamparini dice io sono stanco e me ne voglio andare, cioè, non aspetta altro che una proposta seria, una proposta seria alla quale lui non può dire di no. E in quel caso lì perché non dovrebbe dire io ho dato il mio, adesso ragazzi mettetevi voi a fare quello che dovete fare. C'è da dire che Zamparini, contrariamente magari a quanto ha fatto nel recente passato, proprio nell'ultimo mese ha fissato un po' questa base d'asta dicendo insomma, 50, poco meno di 50 meno milioni. Meno della metà di 50 sì, milioni. Sì, vabbè insomma, lì, il pagamento a rate, poco meno di 50 milioni, lui che ovviamente dice io nel Palermo ho investito 100 milioni nell'arco di questi anni, poi non entriamo Marco nel merito del bilancio, voi però un'analisi attenta dei bilanci anche degli ultimi anni l'avete fatta, che cosa è emerso? Ma è emerso quello che effettivamente è il messaggio che manda Zamparini ai suoi più forti detrattori, ovvero sia che lui di certo non ha interesse che il Palermo possa scendere in B, perché l'anno in cui è sceso in B è stato assolutamente drammatico, ma il dramma comincia a gennaio della Serie A dell'anno prima con la gestione Lo Monaco, che quantomeno è discutibile su tante cose, e poi il calo è stato impressionante da un punto di vista proprio fatturato tra la Serie A e la Serie B. Che poi è stato oggi al 30 giugno 2015 è stato appianato con l'operazione di Bala, che è un'operazione che è stata contabilizzata nel 2015 proprio per cominciare a presentare un bilancio che in Serie A non è facilissimo trovare. Il Palermo oggi è una delle sei società che ha un bilancio presentabile. Presentabile cosa significa in termini economici? Che se l'investitore Luca Tutone è interessato a guardare nei bilanci trova meno polvere di quella che si trova in altri bilanci, società, perché l'operazione Milan Mister B dovrebbe a qualche cosa farcela pensare. D'altro canto però è anche vero che a fronte di ciò la gestione sportiva, perché il Palermo fondamentalmente è una squadra di calcio, quindi fa riferimento allo sport calcio, la gestione sportiva a noi tifosi lascia molto perplesso. Questo è il punto. Oggettivamente però, da quello che si legge nel bilancio 30 giugno 2015, analizzato pure dal Sole 24 Ore tra l'altro, quindi persone che ne capiscono sicuramente più di chi sta parlando in questo momento, io lo dico con la massima umiltà, è un bilancio presentabile ai fini di una trattativa. Vediamo qualche messaggio, se ce ne sono chiaramente in argomento, perché ripetiamo, soprattutto nell'ultima partita, ma non soltanto nell'ultima partita, nelle ultime partite al Barbera, una parte della tifoseria ha molto spesso invitato Zamparini ad uscire i soldi, ad andare via, e noi abbiamo sempre ripetuto attenzione, perché può andare via in qualsiasi momento, se non c'è un'alternativa la situazione diventa ancora peggiore di quella che si può immaginare con lo stesso Zamparini. Poi bisognerà capire se è una cosa che interessa o meno ai tifosi in nome di una ritrovata dignità anche nelle categorie inferiori. Insomma, poi là il discorso, lo spettro e la discussione si allarga. Allora, Ilenia. Luca, sull'argomento posso leggerti solo un messaggio. Questo messaggio non so neanche chi l'ha scritto, perché ce l'hanno scritto in chat privata. Ci scrivono: che senso ha avere una squadra in A senza un sogno, una speranza? Ha investito 100 milioni non persi, ma quanti ne ha guadagnati?
E poi ti leggo qualche messaggio che parlano di Vasquez. Vincenzo Rizzo ci scrive: avete sentito che vuole mettere Vasquez prima punta, novellino? Vasquez non è né prima punta e né seconda, è un trequartista di altro gradimento. Per fare la punta bisogna avere il gol nel sangue, ma lui non ce l'ha. Risponde Simone Brancato e dice: Vasquez gioca leggermente arretrato rispetto a Gilardino, che gioca da punta. Più che un 4-3-1-2 è un 4-3-2-1 con Quaison e Vasquez in appoggio a Gila. Salvo novità, non si sa ancora chi gioca al posto di Gilardino, che è in panchina. Quindi io spero adesso che giochi Bentivegna. Va bene, era un'ipotesi, abbiamo detto Novellino non ha escluso nessuno, ha parlato anche di Bentivegna, del resto ha avuto un po' per necessità, visto l'infortunio di Lazzar, il coraggio di impiegare Pezzella, che si è fatto tutte le partite più importanti di questa fase di campionato, ha giocato con tutte le grandi, questo terzino sinistro del 97. Gualtiero, da Facebook, sì, cosa ci fa vedere? Abbiamo degli aggiornamenti, perché dalla pagina... Compriamo l'Unione Sportiva Città di Palermo, noi avevamo cominciato con 730 circa, stiamo seguendo il grafico di Mi Piace e già siamo a 746, mentre della diretta Facebook ci scrivono Massimiliano Piazza che dice: vi sto seguendo alla Spagna, Carmelo a lotta, forza Palermo, un saluto al Friuli Venezia Giulia. Quindi, che bello, che meraviglia, e quindi insomma continuiamo con questi, ci piace sperimentare, una puntata in cui sperimentiamo. Tu hai qualcosa da farci vedere? Sì. Allora, oggi ci concentriamo un pochino sui messaggi che può lanciare il calcio, no? Può essere un modello. Parleremo di Fight Club, poi capirete anche perché. E in tra Estudiantes e Gimnasia La Plata c'è stato un vero e proprio Fight Club, fra l'altro da una nostra vecchia conoscenza, Mauriano Anducar. Ah, ecco qua. Ecco, quando il calcio può essere anche, come dire, messaggio di cose negative, però qui Anducar è veramente da film horror, perché guardate, ecco. Eccolo qua, c'è il numero 21. Queste sono scene veramente che non Beh, ve lo faccio anche in un derby. Fra l'altro questo noi lo facciamo vedere per non dimenticare il maestro Ingrassia, perché parliamo della lotta sempre, cioè. Lo salutiamo, il maestro Ingrassia è stato una scoperta. No, lo fece anche, cioè il vizietto non se lo toglie, perché in un derby, in quel famoso derby a proposito di anno della Serie A, Marco parlava prima di anno della Serie A, della retrocessione, quell'anno lì quando il Palermo, l'anno delle famose B con Sannino, al Massimino pareggiò praticamente al 149esimo con tutti i minuti di recupero, e lì Anducar impazzì. Poi cosa è successo ancora? Tutto il mondo è paese, quindi diciamo ci spostiamo un pochino più lontano, andiamo in Arabia Saudita, dove accade anche questo. Se parte. Ah, ecco, uno spintone, queste cose terribili. Però interviene l'allenatore o il dirigente accompagnatore, che non accetta l'intervento dell'arbitro, vuole di più, c'è stata una spinta, no? Lui entra in campo, si leva questa specie di cappello e lo insegue. E il cartellino rosso, insegue pure l'arbitro perché non vuole essere espulso. Questo dirigente accompagnatore del campionato dell'Arabia Saudita. Salvatore, possibile. Possibile, ma. In effetti noi li guardiamo come. Fa bene a ironizzare Gualtiero, perché noi li guardiamo con il sorriso sulle labbra, però veramente sono delle cose incredibili. Cioè, preferisco parlare di Novellino e del Palermo. Sai che secondo me Novellino ha un solo dubbio invece. Cioè lui mette tutti sulla graticola e fa bene, è chiaro, è il suo compito, è il compito dell'allenatore. Però l'unico vero, autentico dubbio che lui ha è proprio tra i coschi e Bentivegna, perché Bentivegna è andato benissimo negli allenamenti, negli ultimi allenamenti, dimostra di essere in grandissima salute, e quindi sai, lui si pone questo problema, tanto è una carta che deve per forza giocare prima o poi, perché non è che ci siano nel Palermo giocatori che, al di là di Sorrentino, Vasquez, non lo so, Ilie, ma che tu dici, gli dai la maglia perché gli altri non la mettono, siamo tutti lì insomma, quindi chi è più in forma può giocare, e io mi auguro che Bentivegna, chi ha qualità soprattutto, sì, chi ha qualità certo, anche che io parto sempre da una condizione di forma che è la prima caratteristica, diciamo. Poi è un ragazzo serio, un ragazzo che si impegna, un ragazzo che è stato sempre con grandissima prudenza al suo posto, magari potesse avere la stessa possibilità di Pezzella, ma io penso che Novellino
non abbia questa straordinaria capacità di sapere che in fondo devi agire proprio per il bene, nell'interesse del Palermo, senza guardare in faccia nessuno. Ma non devo dire, noi di solito siamo invece per l'utilizzo dei giocatori più esperti, non abbiamo mai parlato di questa cosa. No, speriamo bene. Cambiano le strategie, però. No, Luca, sto scherzando. Sì, è un modo per dire che, insomma, quando noi due anni fa vi dicevamo: guardate che in quel gruppo di primavera ci sono un paio di giocatori importanti. Pezzella, Bentivegna, Lagumina, Fiordilino per esempio sta facendo un campionato pazzesco a Cosenza, cioè quando noi vi dicevamo guardiamo in casa piuttosto che andare all'est, adesso Deo gracias, dico un po' per causa di forza maggiore, un po' perché probabilmente è cambiato il tempo, ma soprattutto Antonio, per esempio l'anno prossimo ci sarà l'obbligo di avere 8 italiani o comunque 8 giocatori cresciuti anche nel settore giovanile della propria squadra, ma comunque in Italia. Sì. Ma a parte gli obblighi, noi dovremmo anche prendere atto di una cosa, cioè mentre all'inizio di questa stagione, come in tanti altri momenti, si magnificavano e si speravano sorti magnifiche e progressive, come si dice in altra sede politica, con il Palermo con traguardi mirabolanti, quasi in Champions, perché quasi di diritto, in realtà noi oggi siamo nella condizione di una squadra che si deve salvare, e la squadra che si deve salvare, secondo me, 100 volte di più ha bisogno sì dell'esperienza, ma anche bisogno di gente che stia in campo col sangue agli occhi e che abbia tanti polmoni. E la grande differenza tra il Palermo dell'ultima partita e il Palermo delle altre è stato proprio che qualcuno ci ha messo un pochettino di, diciamo, di bava alla bocca, come si dice, qualcuno ci ha sputato, certo, un polmone in campo, e forse i giovani oggi possono essere quell'additivo in più per colmare il gap, non con quelle di categoria superiore, ma con le nostre competitor per la salvezza, che corrono e lottano con i denti e con rabbia. Certo, Marco, che se arrivasse però lo sceicco, cioè tra gli sceicchi, dovesse arrivare lo sceicco, lo sceicco che abbiamo visto, che succede? Che succede, Luca? Che non siano sceicchi come 3 anni fa, che sono più altro sceicchi. Come questo lo interno, credo. Personalmente credo che proprio parto da un punto di vista del bilancio, l'aver portato immediatamente il bilancio in una situazione di chiamiamolo pari, sia un segnale di una diversa volontà della presidenza, cioè la volontà di capire che siamo arrivati, ma come tutte le cose un ciclo c'è. Il ciclo Moratti è finito nell'Inter, certo, e ritengo che sia abbastanza indicativo. La proposta c'è... però... Scusa. Avevi finito? È ovvio, scusa, che il mecenate, il calcio italiano riconosce la figura del mecenate, quindi è ovvio che se arrivasse qualcuno disponibile, e qua faccio una cifra precisa e la motivo, a mettere sul piatto 100 milioni di euro, perché 100 milioni? 30 milioni per 25-30 milioni per rilevare la quota di Zamparini. Esatto. E 60 milioni, quindi arriviamo a 85 per fare una campagna come spera il tifoso palermitano, e 15 milioni in più perché i costi di gestione aumentano in questi casi. Certo. Dico, tu faresti una trasmissione per dire no, non vogliamo, vogliamo l'azionariato popolare? No, non lo faresti. Infatti. L'azionariato popolare è un qualche cosa, ripeto, per dare un'alternativa, perché la città prenda finalmente voglia di essere una presenza. Il tema è il seguente: il Palermo in questo momento ha, torno al ragionamento, diciamo, azionariato popolare un attimo, il tema del Palermo è che ha un bilancio che è in equilibrio, non è solo pulito e quindi guardabile, è anche abbastanza in equilibrio, cioè i costi di gestione e gli introiti della Palermo Calcio in Serie A stanno abbastanza in equilibrio oggi, senza bisogno di ripianare in maniera spaventosa ogni anno. Il tema è che con questo tipo di bilancio lo sforzo iniziale diventa quello più gravoso. Allora, da questo punto di vista, l'idea di costituire un comitato che cominci a sondare la possibilità e l'interesse delle persone, dei tifosi, ma io ti dico non solo quelli palermitani, lui diceva l'amico toscano, ma ci sono tanti palermitani che stanno in giro per il mondo, certo, e tanti che forse oggi potrebbero dire
con orgoglio, io sono uno dei proprietari del Palermo, anche con piccole quote, e potrebbero fare una partita, però questa partita passa da un'organizzazione, per cui noi abbiamo pensato un percorso, tenuto conto che i percorsi si modificano anche, nel senso che noi siamo un gruppo di persone che in questo momento hanno fatto un ragionamento, ma noi speriamo di cominciare da pezzi importanti di questo mosaico, nel senso che siamo i primi, certo, ma di finire in pezzi piccolissimi. Cioè, io non conto di essere il prossimo presidente del Palermo, neanche Marco, cioè qua nessuno di noi si è detto facciamo il Palermo così poi andiamo a gestire la squadra. Noi speriamo di essere uno dei tanti piccoli azionisti di questa città. L'idea è quella di lanciare un comitato che a breve lanceremo e in cui chiederemo a tutti quelli interessati di entrare fattivamente. Il comitato non è il momento in cui si sottoscrive o si mettono dei soldi, è il momento in cui le persone che sono interessate e disponibili a lavorare su questo progetto vengono fuori e si siedono con tutti gli altri, ci si conosce, si comincia a lavorare, noi avremo bisogno di consigli legali, avremo bisogno di un notaio, avremo bisogno di professionalità che magari possono essere disponibili a dare una mano a questo percorso iniziale, perché nessuno di noi può oggi prendere 50.000 euro e investirli in una campagna promozionale per il Palermo. Io penso che stiamo correndo un po' troppo, cioè la prima è già una rivoluzione, il concetto in sé, perché tu passi da un uomo solo al comando, come diceva dal mecenate, che non esiste però più nel calcio, guarda, diamoci le speranze, sì, perché sì, nessuno vuole più investire. Cioè passiamo da una logica calcistica a una logica imprenditoriale completamente diversa. E allora attraverso l'azionariato popolare nasce un'esigenza e completamente opposta rispetto a quella che finora ha gestito le cose del calcio. Ma non c'è dubbio che poi il passo sarà quello di fare le cose. Certo. E lì ovviamente ci scontriamo con un altro problema ancora superiore. Io ho detto che viviamo in un mondo di associazione per delinquere e lo confermo ancora, è la mia idea propria, autentica. Quindi poi questo mondo puro andrà a scontrarsi con interessi incredibili che ci sono ovviamente nei vari settori. Ma questo è il limite, quando si parla di imprenditoria a Palermo intanto già è un concetto che si scontra con mille difficoltà. Palermo ha in questo momento un contesto sociale difficilissimo dal punto di vista economico, perché la crisi ha morso ovunque e morde qua, e poi c'è un contesto sociale. Mi lasci dire che secondo me il problema non è quello di investire i quattrini, perché se tu in teoria riesci a fare un azionariato popolare e la gente dalla base ti spinge, puoi avere possibilità economiche infinite. Il problema è poi come impiegare questi quattrini, perché i ritorni ce li hai in termini di televisioni e di contributi. Sì, sì. E allora tu non è che non hai la possibilità di sopravvivere, quella possibilità c'è, ma c'è la cosiddetta capacità imprenditoriale, settoriale, insomma, del mondo del calcio, che ovviamente è particolare rispetto a tantissime altre situazioni. Però alcune professionalità si comprano, nel senso che nessuno di noi pensa di avere le capacità di gestire una squadra come il Palermo di Serie A, una cosa che fattura 50 milioni l'anno, 100 milioni l'anno, cioè nessuno di noi ha un'esperienza in merito. Però noi siamo per esempio del parere che una squadra abbia un direttore sportivo e che sia normale che ce l'abbia dal punto di vista tecnico, che una squadra abbia un amministratore delegato che cura le cose dell'amministrazione della società e che sia un professionista pagato, perché è vero che è finito il tempo di mecenate, ma è anche finito il tempo dei tuttologi. Cioè avere un presidente che sappia gestire l'economia, gestire tecnicamente la squadra, fare la formazione, vendere la pubblicità, costruire centri commerciali, costruire stadi, cioè non è pensabile, la realtà oggi non è più quella. Quindi abbiamo avuto un fenomeno assoluto in questi anni. Intanto non abbiamo avuto tutto, non ci sarà mai. Ma no, hai detto una cosa, abbiamo fatto cose pazzesche. Però attenzione che uno può fare tutte queste cose qui, l'importante è che abbia una capacità economica per cui mette mani e paga. Uno può fare tutto, ci mancherebbe altro, può sbagliare anche. L'unica cosa che è cambiata infatti negli anni, perché Zamparini di questi errori, forse anche di peggiori, ne ha fatti da sempre, da quando ha preso il Palermo, soltanto che prima non ci si rendeva conto della gravità dell'errore, perché anche senza il direttore sportivo andava a prendere il giocatore di un certo range, andava a costruire una squadra di un certo tipo, e tutto si è ridimensionato
perché, come dice Salvatore, quando poi viene meno la voglia e la capacità di mettere mano al proprio portafoglio, purtroppo poi vai a prendere il giocatore di un livello più basso, il livello tecnico si abbassa ulteriormente e poi vai soffrendo. E quindi deve esserci l'allenatore di turno alla Iachini che ti salva quando sei in Serie B dopo un'operazione di immagine Gattuso, poi però a un certo punto anche Iachini, che come tutti gli esseri umani aveva i suoi limiti, con un tasso tecnico più basso non poteva fare più il miracolo, e allora lì si rovina tutto. E buonanotte ai suonatori, anche perché manca il rapporto di fiducia poi tra allenatore e presidente, e quindi veramente si va in difficoltà. Comunque, messaggi. Sì, Luca, sai che sono di buon umore questa sera? Perché? Ma anche tu? Sì, io. Meraviglia. E sarei di buon umore anche tu, perché tutti, praticamente quelli che stanno scrivendo, pensano che domani vinciamo. Oh, quindi benissimo. È una cosa bellissima. Qua si parla di 1-3, poi avevo letto un 1-2, cioè proprio si vince. Andiamo a leggere qualche messaggio. Giovanni Scalici ci scrive: Trempoli e Chievo dobbiamo prendere 4 punti. Siamo realisti, anche se ne vorrei 6. Unica cosa, diciamo a Novellino di non schierare Andelkovic e Struna, soprattutto assieme. Meglio Rispoli e Cionek, in attesa di Goldaniga. E poi ancora, ora Riccardo Campione: Zamparini vuole così e Novellino lo ascolta. Ancora Vincenzo Rizzo: se Novellino ascolta Zamparini non farà strada lunga. Poi ancora la sua carriera già Novellino comunque l'ha fatta, quindi potrebbe anche non essere un'ambizione personale di Novellino, però vabbè. Gianfranco Noto: ragazzi, per me domani si vince, ma solo se l'arbitro si comporta bene. Per me finisce 0-2. Quindi Luca, sono tutti positivi. Beh, mi fa piacere, finalmente. Allora, forse abbiamo raccolto settimana scorsa, dicevamo che l'entusiasmo era il sale della vita dei tifosi del Palermo. Li abbiamo motivati, vai Gualtieri. 3 aggiornamenti flash, uno arriva dalla partita Inter La Spezia, il risultato è sul 2-1 al 65 minuto, uno arriva da casa Geraci, perché Caterina ha scritto, dice di stare tranquillo e di fare gli auguri ad Alan e Andrea. Ok. E poi il terzo aggiornamento arriva dalla pagina dei nostri ospiti, che ha raggiunto e superato quota 750. Quindi mi piace. Benissimo, quindi già 20 in più, insomma, quasi un mi piace ogni 2 minuti. Abbiamo una buona media, che dici Antonio? Assolutamente sì, devo dire che l'interesse per la pagina a noi ha stupito, perché si continuano a mettere mi piace avendo esaurito, diciamo, il gruppo dei nostri amici stretti. Antonio, sogno per sogno, 750 persone al minimo della contribuzione, quanti soldi fanno? Ancora non abbiamo parlato di il tema è capire perché la vorrei capire io, allora, il minimo, cioè, dice, gioco per gioco, il tema è il seguente. Noi non pensiamo che possiamo costruire un azionariato popolare fatto dai 15 euro ai 30 euro, nel senso che questa cosa con una squadra come il Palermo è impensabile oggi. Noi dobbiamo costruire un azionariato popolare che prenda le parti virtuose dell'esperienza. D'altra parte ho parlato con David Miani, che è il presidente dell'Ancona e che si è messo a totale disposizione per dare una mano insieme alle altre società che hanno avuto esperienze del genere, e lo ringrazio vivamente. Noi abbiamo pensato di creare un modello misto, nel senso che noi abbiamo necessità, secondo me, di costruire una forma societaria che sia quella classica di un SPA, poi diciamo, ecco, ma che all'interno di questa forma societaria, in cui quindi dare un valore alla singola quota, noi ci siamo posti all'inizio di questa pagina, ma poi faremo dei calcoli più precisi, l'obiettivo di raccogliere 60 milioni, ed eravamo partiti dall'idea dei 40.000 dell'Olimpico. La suggestione era stata: se ognuno dei 40.000 dell'Olimpico, che avrà speso 500-600 euro solo per andarsi a vedere una partita, decidesse di spenderne 1.500 per diventare proprietario del Palermo, noi avremmo 60 milioni di euro. Chiaramente è la media del pollo, perché poi forse qualche imprenditore deciderà invece di metterci 20.000 euro e di farsi un po' di pubblicità, qualcuno 50.000, qualcun altro 1.000 euro. Il tema è che noi avremmo pensato di costruire una forma societaria che consenta con 500 euro di diventare proprietari di un'azione del Palermo, e quindi dividere il tutto e moltiplicare le cose. Scusate, ma io hai scritto del portafoglio. No, comincio a cercare. Però ha detto Zamparini, anche in 10 anni, io 500 la quota, in 10 anni.
domani. Ho capito, ma io la quota del Palermo. Possiamo mischiare il sacro e il profano. Facciamo tutto quello che vogliamo. Poco fa ho sentito un telespettatore, anzi due sono i telespettatori che hanno scritto e mi hanno incuriosito. Uno che dice Vasquez non è un attaccante, su questa storia di uno che fa i gol, che sa stare sotto porta, che trova gli spazi eccetera, che poi non si vede un attaccante, si sono perse le tracce fin da, dai primi, da Rivera in avanti, non sappiamo, cioè Baggio che cosa era? Baggio. Era Baggio appunto, Baggio. Come Vasquez è Vasquez, può giocare dovunque, può giocare in porta, può giocare terzino, sono dei giocatori infiniti che hanno una qualità tale che tu arrivato a un certo punto li puoi adattare, poi a lui piace giocare davanti, quindi lui può essere un attaccante, come si dice, falso, ma poi risulterebbe determinante, l'importante sono quelli che gli stanno accanto, è lì il problema, un conto è avere Dybala, un conto è avere un altro giocatore. E poi ho letto, dice Struna e Andelkovic non insieme per cortesia, fate giocare Rispoli e Čonek. Con tutto il rispetto ovviamente per le idee degli altri che sono, io non, il calcio poi è una fucina, poco fa l'avete detto voi, ci sta tutto nel mondo del calcio, ma Čonek chi l'ha visto? Novellino a Modena, questo, cioè, solo Novellino può decidere, perché grazie a Dio noi ne abbiamo, abbiamo soltanto dei sentori. Allora, c'è da dire che lui sceglie la fisicità e l'esperienza. Sì, però è chiaro che in questo momento ci tengo a ricordare una cosa, lo dicevamo lunedì, avendo avuto il privilegio di poter stare a bordo campo, devo dire che il lavoro mentale di Novellino, proprio con giocatori un po' più fragili, quindi Čočev, Struna, Andelkovic, tra l'altro cosa terribile, cioè Struna fischiato al momento delle formazioni, Andelkovic fischiato al momento delle formazioni, successe a Santiago Garcia, dico, a prescindere dalla bravura o meno di un giocatore, fischiarlo a priori mi sembra clamoroso. Nonostante questo devo dire che Novellino è riuscito a fare un lavoro anche durante la partita, evidentemente anche in quei pochi giorni che hanno preceduto la partita, straordinario, sia su Struna, che ha sbagliato pochissimo perché aveva comunque Insigne, sia su Andelkovic che è stato tirato giù dal Biol, quindi tanta responsabilità sul rigore non ce l'ha, e soprattutto nel secondo tempo per esempio ha salvato un'altra palla gol su Higuain. Čonek, ragazzi, ci sono degli equilibri nello spogliatoio, se il signor Novellino entra nello spogliatoio e dà subito la maglia di titolare a Čonek, passano 30 secondi e si gira e non trova più né Andelkovic, né Vitiello, né Goldaniga, né nessuno, perché non può fare dei favoritismi per quanto conosca il giocatore. Allora, ci sono degli equilibri in una squadra che vanno rispettati. Allora, Čonek avrà la sua opportunità nel momento in cui diciamo la gerarchia potrebbe cambiare. E comunque Luca, correggimi se sbaglio. No, è perfetto. E comunque se tutti noi abbiamo sentore di un colpaccio ad Empoli e ce lo auguriamo, è perché intanto l'Empoli ovviamente è una squadra che ha poco da dare da un punto di vista di energie in questo finale di stagione, se non muovere la classifica come si dice e basta. Il Palermo ha motivazioni nettamente superiori, però te le devi conquistare, e con una squadra che non ha grandi motivazioni ma che gioca a memoria come l'Empoli, bravissima soprattutto nella zona centrale del campo, con un Saponara che è fantastico ad inserirsi, a qualità anche lui, e con giocatori come Zielinski o come Croce che sanno veramente attaccare, e con un punto di riferimento come Maccarrone, è chiaro che tu devi avere dei difensori fisici e poi che sappiano stringersi in modo da non lasciare molti spazi agli altri. Se ci fosse... ti affidi all'esperienza, è normale. Se ci fosse Goldaniga in condizione fisica accettabile, giocherebbero Goldaniga e Gonzalez. Dico, ma non perché è... ormai Goldaniga fa parte dei giocatori, fra virgolette, esperti, nel senso, cioè ha già pero sulla pancia. Poi io ti dico, sta rientrando Lazzar, attenzione, perché io ho una bella fascia sinistra, Pezzella, Lazzar, con Lazzar esterno alto. Esatto, io là, secondo me, là cominciamo a divertirci seriamente. E nella logica
domenica di novembre. E là potrebbe rientrare alla grandissima Girardino, perché con la Zarra alto esterno, senza compiti difensivi. Senza compiti difensivi. Secondo me. E nella logica di Novellino, e se non la fa, è perché intanto Pezzella è stato una settimana fuori e quindi lui ha dovuto impiegare Rispoli in sostituzione, lo avrà adesso e non può rischiare su uno che è stato una settimana fuori e su Lazar che ancora non è al 100%. No, io ti dico che però secondo me col Chievo a Verona contro il Chievo è un'ipotesi. È una sua logica. Anche questa. Perché con tutto il rispetto, dall'altro lato abbiamo Morganella che è un altro che spinge pure. Se tu vuoi fare il 4-4-1-1 puro, hai bisogno di quattro esterni e quindi Pezzella e Lazar da un lato, puoi fare o Struna e Morganella o Rispoli e Morganella, c'è Quaison sempre, c'è anche Quaison, secondo me insomma le famose alternative di cui parlava Zamparini, devi essere poliedri, sì, devi essere però anche coraggioso nel saperle proporre queste cose, perché comunque andare a mettere Lazar esterno alto, però non facciamo gli allenatori. Invece vediamo, parlavamo di Fight Club anche in questa puntata, gettonatissimo tra le righe con Gualtiero Sanfilippo. I tifosi del Palermo non ne possono più e questo è un dato di fatto, vuoi perché la posizione in classifica è quello che è, vuoi perché abbiamo avuto un calo in diversi settori, il settore del gioco in campo, il settore delle aspettative, il settore della credibilità. Quindi questi tifosi sembra che a un certo punto vogliano anche ribellarsi a un sistema chiamato Maurizio Zamparini, un sistema che esonera, un sistema che però ha anche portato la squadra in Europa in un certo periodo. E in un certo periodo ai tifosi andava anche tutto bene, non si lamentavano. Adesso pare che ci sia una sorta di, come dire, anarchia diffusa. E poi questo è un atteggiamento, quello dell'anarchia, che è molto simile a quello che prova il personaggio di Fight Club, libro di Chuck Palahniuk, che appunto racconta di due uomini che vogliono distruggere la società consumistica americana. In che modo? Fondano un club del pugilato, trovano adepti e puntano a far saltare in aria le banche. Volevamo liberare il mondo dalla storia e tutte le sere quel che resta del genere umano si ritirerà negli zoo abbandonati e si chiuderà a chiave nelle gabbie per proteggersi dagli orsi e dai grandi felini e dai lupi che di notte passeggiano e ci guardano dall'altra parte delle sbarre. Giustifica tu l'anarchia, dice Tyler. Risolvila tu l'anarchia. Ovviamente nessun tifoso vuol far saltare lo stadio Renzo Barbera, men che meno la presidenza, però c'è come un'aria di rivoluzione. La società la rivoluzione già l'ha fatta e l'ha fatta in panchina. I giocatori la dovranno fare in campo contro l'Empoli, i tifosi, devono aspettare la fine del campionato e poi si vedrà. No, prego, vai, non siamo abituati così. Eventualmente posso. No, ma ormai sei in diretta. Il bello della diretta. Puoi parlare di no, volevo chiedere una cosa a Salvatore, perché Salvatore diceva che il grande giocatore può giocare in qualunque ruolo. E francamente la penso anch'io così. Però mi chiedevo se. Il francamente per basket, quindi il franco. Bravissimo. Basket, il franco basket. Okay. Però mi chiedevo se, come nel secondo tempo, se Basket rischia di andarsi a schiacciare troppo. Nei due centrali dell'Empoli. Tonelli non giocherà ed è importante. Guarda, io però il mio timore è questo. È l'ultima cosa che fa lui, perché lui ha bisogno di spazi. Lui ha bisogno. Tu lo metti lì, ma sai bene che lui ti fa 20 metri indietro, non 20 metri avanti, perché è uno che per creare ha bisogno di aver palla e di giocare. Esatto, per questo io l'unico dubbio che ho è. Il problema per me lì è trovare l'alternativa a lui, perché mentre prima, se tu c'hai Gilardino, tu dici
la palla la mettiamo in aria a lui, Gilardino ha fatto 7 gol, ce ne farà altri 4. E allora vivi con questa speranza, togli Gilardino e dici sì, Vasquez, ma i gol chi li fa? Perché ne ha fatti due? No, io l'unico dubbio che ho, Luca, da un punto di vista tattico, mi nasce dai 30 minuti finali contro il Napoli, dove ho avuto la sensazione che Vasquez tendesse ad andarsi a schiacciare, poteva essere anche stanco, chiaramente poi, però tendesse a schiacciare con Albiol e Koulibaly, e francamente l'ha vista. La verità, sono stati i minuti in cui il Palermo ha lasciato traccia, nel senso, cioè, tu se riguardi la partita col Napoli non puoi ripartire dal primo tempo, che è un modello che noi abbiamo utilizzato e purtroppo in maniera sbagliata, nel senso, cioè, che subiamo e basta. Sì, mentre il secondo tempo è un modello più propositivo. Io l'unico dubbio che ho era questo. Allora, da dire, sempre ritornando al discorso primo-secondo tempo, da dire che, per esempio, Antonio, l'atteggiamento anche di Novellino in panchina era quello di dare grande coraggio. Poi lì probabilmente i giocatori, guarda, è stato sintomatico, palla al centro, batte il Palermo, cioè perdiamo palla al primo passaggio, right? Quindi quello significa che mentalmente hai davvero paura, secondo me, di prenderti grappoli di gol. Cioè, queste sono le classiche partite in cui tu dici: guarda, è cambiato l'allenatore, abbiamo contro il Napoli, c'è Higuain, c'è Calleco, sì, siamo finiti, sì. Però Novellino ha dato coraggio, questo sì. Il Palermo. Devo dirti la verità, che una grande mano gliel'ha dato anche Maresca. Io ho visto delle cose in panchina veramente straordinarie. Cioè, un giocatore due volte, tre volte buttato via dalla società, messo nel dimenticatoio, che torna non soltanto protagonista in campo, ma anche protagonista nello spogliatoio, facendo il traduttore, adoperandosi per i ragazzi, per fargli trovare la necessaria serenità, e poi in panchina con Novellino per dettare e suggerirgli tutte le cose di cui un allenatore aveva di bisogno. In questo io credo che il Palermo, intanto la partita con Napoli è stata una partita a due facce, cioè ha avuto un primo tempo che è stato il classico primo tempo della paura, c'era una squadra che non giocava, che stava lì, che aspettava, e questo chiaramente è il frutto di tutto quello che c'è stato, perché poi è vero che Zamparini ha sempre fatto tutto e disfatto tutto e poi rifatto. Però devo dire che un tourbillon come quello di quest'anno, a memoria d'uomo, io onestamente, qualunque sia poi la cifra che tu metti nella squadra, non la ricordo, e credo che uno degli stimoli per cui esce un'iniziativa come la nostra, tutto precipita, sia proprio il fatto che questa situazione è veramente paradossale. La squadra non può non risentirne. Certo. Il primo tempo di quella squadra è stato il primo tempo di una squadra totalmente in barca. Il secondo tempo di quella squadra è stato un secondo tempo di una squadra, di un allenatore che è arrivato e che non ha provato a fare rivoluzioni. Io ho sempre avuto qualche dubbio sui grandi allenatori rivoluzionari, soprattutto quando, poi per carità, anche lì non sono un tuttologo, però faccio il tifoso, guardo la squadra, vedo che succede. I giocatori che hanno il loro schema tattico invariabile per tutta la vita, i giocatori che arrivano e cambiano tutto perché sanno tutto loro, inevitabilmente, soprattutto in una squadra come questa sotto pressione, creano tragedie, cioè esplodono gli spogliatoi, succede. Il secondo tempo è stato quello di una squadra che ha trovato un allenatore che ha fatto l'allenatore e che ha un obiettivo preciso: deve salvare una squadra, non deve inventare calcio nuovo, non deve inventare schemi nuovi, non deve sfoggiare campioni, fa il suo lavoro. La semplicità. Allora io vado da Ilenia e prendo il cellulare, anzi facciamo così, che annuncio sulla diretta nella nostra pagina Facebook il servizio di Alessandro Amato, perché finalmente si gioca in trasferta. Poi qualcuno di voi ci aveva chiesto azionariato popolare, ma che cosa è? Allora, intanto in TV su TRM 13 mandiamo il servizio di Alessandro Amato, finalmente si gioca in trasferta. Tu che mi avevi chiesto cos'è l'azionariato popolare, adesso vieni con me, te lo faccio spiegare ad Antonio Triolo, solo per la diretta Facebook. Intanto su TRM 13, azionariato popolare. Vego, vego, vego. Uè.
Il Palermo ha perso 8 partite al Barbera, gioca spesso in uno stadio più vuoto che pieno, diverte poco e prende parecchi fischi. La crisi rossanera è una chiara illustrazione nel cammino casalingo e nel rapporto sempre meno sereno con parte della tifoseria. L'ansia da prestazione schiaccia una squadra debole e confusa. Nel Fortino, che per anni è stato inespugnabile, adesso si respira aria poco frizzante e molto pesante, e si apre la porta a tutti quelli che bussano. Adesso, a 9 giornate dalla fine, con gli inseguitori sempre più vicini e pericolosi, il Palermo deve affrontare 2 partite in trasferta contro Empoli e Chievo, 2 avversari quasi salvi, con tifoserie poco numerose e soprattutto poco rumorose, 2 trasferte che dal punto di vista ambientale possiamo definire comode. Lontano da Palermo, dalle contestazioni e dalla paura, la squadra rosanero potrebbe trovare forza e spinta per fare quello che ancora non le è riuscito in casa. A Modena con il Carpi, a Reggio Emilia con il Sassuolo, in condizioni simili, il Palermo giocò 2 buone partite e conquistò altrettanti punti. 2 trasferte, forse decisive, una dietro l'altra. Solitamente queste sfide è meglio giocarle in casa, dove ti senti confortato e tutelato. Ma ci sono anche le eccezioni, e in questa stagione scriteriata e senza logica può anche succedere l'esatto contrario di quel che prevede la routine. La salvezza va conquistata in casa, e chi l'ha detto? E ad un tratto chissà. Va bene, ve l'abbiamo spiegato cos'è l'azionariato popolare su Facebook, andatevelo a rivedere sulla pagina. Poi diamo anche un aggiornamento su Compriamo l'Unione Sportiva Città di Palermo, vediamo quanti mi piace, visto che siamo partiti a 730. Sì, più o meno, ora ecco, la cifra di mi piace si è stabilizzata, siamo sempre sui 750. Va bene, meglio giocare in trasferta, Salvatore? No, meglio giocare con le squadre che già sono sazie e non con quelle che sono affamate. Questa è la cosa più importante, è questa. Poi abbiamo fatto un ciclo di partite con squadre che avevano voglia di farsi vedere, e quella più, diciamo, più remissiva era un Bologna che tutto sommato ancora è vivo. Mentre l'Empoli mi sembra un po' il Palermo dell'anno scorso, quando è arrivato a un certo punto, vista l'impossibilità di arrivare in Europa, cominciò a tirare i remi in barca, però ha fatto pochissimi punti dall'inizio del girone di ritorno, quindi sono 10 partite, avrà fatto 5 pareggi, quindi 5 punti soltanto, 10 partite, ha bisogno quantomeno di mettere qualche candelina a posto. Io sono dell'idea che il Palermo ha un'occasione, che è quella di poter vincere, che quindi se la deve giocare al massimo. Gualtiero, cosa ci fai vedere dal web? Allora, intanto dico che tutto sommato è una bella partita tra Entella e Spezia. Siamo sul 2-2, appareggiato per lo Spezia, Nenè. E poi torniamo a vedere cose brutte, ma adesso anche cose belle, dal web. No. La partita tra Castel San Nicolò e Fortis Arezzo è stata, insomma, il triplice fischio è arrivato con 15 minuti di anticipo perché è accaduto questo. Un calcio alla terza categoria, intanto, da parte di un calciatore della squadra di casa che ha protestato in questo modo per il cartellino rosso estratto dall'arbitro, un giovane fischietto della sezione AIA di Arezzo. Ecco. Questa è la parte negativa del calcio, ma ora vediamo anche quella positiva, i gesti e il modello per come può essere il calcio per gli altri, che può lanciare messaggi al mondo. Qua siamo in Grecia. Questa è una partita tra Larissa e Akarnaikos, spero di averlo pronunciato bene, e i 22 giocatori in campo a un certo punto si sono fermati tutti per cercare di attirare l'attenzione sulla strage dei profughi morti in Grecia, che fanno appunto per le continue traversate che ci sono nel Mar Mediterraneo. Questi giocatori si sono fermati per oltre 5 minuti, quindi non è soltanto il classico minuto di silenzio, ma appunto un messaggio, hanno cercato di attirare l'attenzione, insomma, ci sono riusciti abbastanza bene. Ileni, ancora messaggi, soprattutto se si è un po' incendiata la discussione sull'azionariato popolare, o si parla comunque di tecnica, di Empoli, di Vasquez, di Bentivegna, che succede? Sì, Luca, a proposito dell'azionariato ti leggo 2 messaggi. Sì. Ci scrive Carmelo Insana: è una bella iniziativa, però mi auguro che ci sia in breve un nuovo imprenditore. Non voglio che il Palermo scompaia dal calcio, ce l'ho nel cuore dal 96, forza Palermo sempre. E poi ancora Gianfranco Noto: io spero lo compri qualcuno che lo possa far volare, perché vorrei che il Palermo vincesse un trofeo. La bacheca è vuota e per la quinta piazza d'Italia mi sembra vergognoso. Scusami, la bacheca è vuota, bisogna essere precisi, perché un trofeo, che è la famosa Coppa Italia di Serie C, beh, c'è, ma la bacheca è vuota perché tu
te lo sei portato a casa, dobbiamo capire che fine ha fatto questa Coppa Italia. Però, Luca, non si sa che Io comprendo le parole del telespettatore, però l'azionariato popolare non è che significa che tu non sei grande, non puoi essere grande, perché se prendiamo il Barcellona, Real Madrid, insomma, sono tutte squadre di secondissimo piano, quindi attenzione, se non c'è Madrid, non lo, quindi Palermo de Madrid, Real Palermo, Atletico Palermo, Atletico Palermo, c'era una squadra di calcio antico. Sì, voi fatevi i fatti vostri comunque. Di che cosa stavate parlando? Sentiamo un po'. Che cosa dobbiamo mangiare dopo la diretta? Scusami se pensiamo anche a stare bene. Poi se ci trovi morti, parliamo ora di cose serie, vabbè. No, piuttosto qualche messaggio ancora e poi c'è la vigilia di Empoli-Palermo con jukebox, preparate le monetine. Che musica ascolta Antonio Triolo? Un po' di tutto, dai Pink Floyd a U2, a musica italiana in ogni caso, musica classica, amo di tutto. Quindi. No, io adoro Bruce Springsteen, U2, Simple Minds. E poi Roberto Vecchioni. A me la cosa che ha colpito invece e mi colpisce sempre sono i giovani, che da un lato sono... Grazie per i giovani, noi ringraziamo. Assolutamente. Allora non ringraziamo più. Proprio che sono quelli che musicalmente magari... Quindi non sono loro i giovani. No, assolutamente. Musicalmente sembrano più aggressivi. Per esempio la nipote di Novellino, la famosa Deborah, che gioca, quando gli ho chiesto quali erano, lei sì mi ha parlato di Emma eccetera eccetera, però poi fondamentalmente la chiamano Nicola Di Bari, Salle, perché ama Vasco Rossi e poi gli piace Claudio Baglioni, insomma, ecco, siamo a livello di 19enne. Ancora messaggi e poi prepariamo la monetina per il jukebox di Alessandro Geraci. Giovanni Scalici: l'Empoli non vince da 10 turni, da quando è iniziato il girone di ritorno non ha mai vinto. Dal loro punto di vista il Palermo è l'occasione d'oro per vincere e salvarsi. Il Palermo dal conto suo non può perdere, ne potrebbe uscire un pareggio, vediamo il calendario alla lunga, Empoli, Chievo e Lazio, fare 7 punti. Lazio, partita facilissima. E poi ancora Gianfranco Noto scrive: ma perché si continua a far giocare Struna quando si è disponibile Morganella? Beh, questo poi lo chiederemo a Novellino nella prossima conferenza stampa. Abbiamo da io sia tattico perché Struna ha bisogno di uno più fermo. Dire gli ultimi aggiornamenti. Io ti ricordi che io dicevo: se Morganella non gioca, probabilmente è il fatto che lui ha avuto un gravissimo incidente e bisogna recuperarlo nella maniera giusta. Ecco, si sta facendo un lavoro su Morganella in modo che il recupero sia sostanziale, non soltanto rientri per non uscire mai più. Bravo. Mi dai morale, perché l'idea che fossero invece tutti convinti che Struna è un gran giocatore a me dava un momento di crisi mistica. Siccome io già un errore enorme l'ho fatto nella vita, perché sostenni per un periodo che Dybala effettivamente non fosse quel campione che poi si è rivelato, può darsi che sbagli anche su Struna, ma io ogni volta che vedo Struna in campo ho degli attimi di panico. Io ho un ricordo nettissimo di una delle prime partite di Pastore al Palermo, ancora nella gestione Zenga, poi una cosa che si accentuò clamorosamente nella gestione Delio Rossi, i compagni non avevano fiducia nelle potenzialità di Pastore, per cui cosa succedeva? Che Pastore metteva esattamente la palla dove tutti pensavano che non potesse andare quel pallone, perché fisicamente non era possibile, e quindi il problema di Pastore era che sbagliava i passaggi Pastore. No, ragazzi, non lo capivano i compagni, perché non avevano Dybala, insomma, è successa una cosa simile. Jukebox, monetina con Alessandro Geraci, Empoli Palermo. Vego, vego, vego. Non ne fa mistero e del resto non esistono alternative. Novellino punta decisamente alla vittoria contro una delle sorprese del campionato, e cioè l'Empoli, che sicuramente non è il Napoli, ma che incute timore con il suo palleggio fitto e veloce. 3 punti certo, più facile a dirsi che a farsi. Per Novellino in Serie A sarebbe il ritorno al successo dopo 7 anni, l'ultimo il 22 febbraio 2009. Torino-Udinese 1-0, gol di un ex rosa Della Fiore.
Marco Giampaolo invece il suo campionato l'ha già vinto. Salvezza larghissima e riscatto dopo una serie di avventure con luci e ombre e una certezza riverdita. Ottimo allenatore, uomo di principi, come il giorno che rifiutò a Cellino il suo ritorno a Cagliari perché orgoglio e dignità non hanno prezzo. Ma che Empoli contro il Palermo? Giocatori ormai sazi o nuovamente affamati? Questo è il problema. Difficile che una squadra a digiuno di vittorie dalla fine del girone d'andata possa accontentarsi. E comunque Maccarone, dall'alto dei suoi 11 gol, non è uno che si arrende, soprattutto di fronte al suo discutibile passato rosanero. Se il Palermo, come sostiene, sarà arrabbiato, l'Empoli non si disunisce e comunque chiede almeno un altro risultato positivo. Per fermare l'attaccante ci vuole una difesa vera, quella che al Palermo è mancata, è la super prestazione di Gonzalez, leader di un reparto ancora alla ricerca di concretezza. Il duello fra Big Mac ed il Pipo ci sta tutto. L'Empoli spinge e risulta determinante con Maccarone e Saponara e con gli inserimenti di Zielinski e Croce. Gonzalez dovrà rispondere tenendo stretta la difesa e chiudendo tutti gli spazi. Novellino ha portato entusiasmo, la sua frase per esorcizzare i pericoli, ma non basta, ci vuole anche un gioco d'attacco che permetta di mettere la firma sull'impresa. Vero Vasquez? Siamo tornati come per magia, state lì, fermi, quando ve lo dico io. Vai, possiamo andare, ok, siamo ripartiti in diretta. Salvatore, mancano gli ultimi minuti di trasmissione, ci sono tanti temi in Empoli-Palermo, sì. Notoriamente un campo di grande sofferenza per il Palermo, tranne l'anno della Serie B e della promozione, in cui poi insomma ci si accontentò fondamentalmente del pareggio ed era una serata un po' particolare, però c'è andata mai bene ad Empoli, anche con gli Achini l'anno scorso. Ma le prospettive in questo momento cambiano. A me, devo dirti la verità, io non vorrei essere un profeta sballato, però la logica dice che questa è una squadra in vacanza, dove per vacanza non intendo mancanza di professionalità o mancanza di rispetto per gli avversari, ma ritengo che non abbia più la fame, la rabbia, l'agonismo che aveva fino a 3 mesi fa. Infatti fino alla fine del giorno d'andata è andata a vincere a Torino e ha incantato tutti. Poi improvvisamente qualcosa si è spento, e si è spento perché con i punti che hanno possono gestire e ammortizzare tutto. Il Palermo si può inserire in questa momentanea debolezza, in questo rilassamento e fare la partita della vita. Incredibilmente per il Palermo quella di Empoli è una partita molto ma molto importante, perché come dice Novellino, tu vai a fare il risultato lì, poi una settimana di sosta e la possibilità quindi di lavorare, di recuperare per intero il parco giocatori. Antonio e Marco, partiamo da Antonio, abbiamo visto c'è anche una partita che forse abbiamo un po' sottovalutato, cioè Verona-Carpi, nel senso che a prescindere da tutto, a prescindere dal risultato del Castellani, paradossalmente Verona-Carpi può dare la dimensione poi reale della lotta salvezza, non considerando tra l'altro per esempio due squadre come Atalanta e Udinese che sono in una crisi feroce. Sì, io però sono convinto di una cosa: il Palermo può salvarsi e può farlo solo ed esclusivamente se il Palermo penserà a se stesso. Cioè fare la corsa sperando che il Carpi inciampi, che il Frosinone non arrivi, che qualcun altro entri in una spirale di crisi è l'errore peggiore che noi possiamo fare. Ai giocatori vanno sigillate le orecchie e vanno spente le radioline. Sono tutti quelli, sono un po' antico anch'io. No, vabbè, anche siamo perché tanto, cioè, ecco, diciamo. Attenzione, giochiamo noi alle 18. Non ti vorrei contraddire, giochiamo noi alle 18. Sì, sì, ma no, in realtà, diciamo, da qui alla fine del campionato deve essere fatto questo. Okay. Noi dobbiamo smettere di guardare gli altri
è provare ad affrontare le partite con la stessa, soprattutto con le squadre abbordabili, con la stessa semplicità del secondo tempo, giocare la partita da una squadra che si deve salvare e che in più dell'Empoli ci metterà il sangue agli occhi. Marco, ma il Verona secondo me si gioca la sua partita col Carpi, perché c'è, è nato questo strano rapporto con i tifosi quando tutti ci aspettavamo delle grandissime contestazioni. Il pubblico di Verona non è un pubblico facile, invece è nata questa voglia di tornare allo stadio, di giocarsi le partite. L'Udinese secondo me è una che, nonostante sembrerebbe avere dei valori adeguati, in questo momento non è squadra. Però ha ragione Antonio, se pareggiamo in casa e perdiamo fuori non ci salviamo, bisogna giocare per vincere, dico, è chiaro questo, anche se secondo me 35 punti si è salvi. Ilenia, andiamo in chiusura, mancano davvero pochi minuti, quindi pronostici Luca, dalla nostra chat live. E sono anche contentissima di leggerti questi bellissimi pronostici, perché Gianfranco Noto ci scrive: per me Palermo batte Empoli 0-2, Marcello Sorce 1-3, Stefano Scalici 1-3, Carmelo Insana 0-1, e poi abbiamo Simone Brancato 1-3. Bellissimo, questo mi piace. Vai Gualtiero. Nota positiva, andiamo in America, un'amichevole tra Utah Jazz e Utah Jazz, fatta in casa. E a un certo punto, al terzo quarto, mancano 29 secondi e lo sport può fare anche questo. Billy è un bambino di 5 anni, affetto da leucemia, e aveva il sogno di fare un canestro. Il papà lo ha portato qui, ha parlato con la squadra e la squadra ha detto sì, facciamoglielo fare. Ecco, questo è il video del suo canestro. Sono pochi secondi. Quindi azione, rimessa, si rimette, si parte da qui e iniziano a scorrere questi 29 secondi. Eccolo, guarda, la palla è più grossa di lui evidentemente, però con i giocatori in campo si sono prestati tutti. A un certo punto lì davanti, ehi! Grande! Con telecronista pure complice. Dai, che meraviglia. Oggi abbiamo fatto delle potenze allo sport. No, ma è bellissimo anche vedere lui e dice, visto che è schiacciata, l'avete visto? Qui posso dirti una cosa? Siccome domani è il compleanno di mio figlio che fa 3 anni, okay. Oltre a fare, diciamo, la classica diretta ciao figlio mio, auguri, mi ha fatto il regalo di nascere per la festa del papà. Hai visto? Guardando questo bambino mi viene in mente che una società che pensa all'azionariato popolare è una società che di queste cose ne dovrebbe fare 5-6 al giorno. Ed è uno dei motivi per cui forse vale la pena provarci. Io vi ringrazio, ringrazio Antonio Triolo, ringrazio Marco Lugaro. Qualora ci fossero comunque sostanziali novità, noi vi diciamo anche che per quanto riguarda il Palermo, poi ci ripromettiamo di parlare anche con la società, con gli interlocutori, di portare anche avanti questa spinta. Vi diciamo anche che al momento non ci sono ulteriori incontri, per esempio con Tacopina, ce n'è stato uno, ma è stato semplicemente così, un bicchiere di vino e qualche fetta di salame. E grazie a Salvatore Geraci, come sempre. Febbre del Calcio domani 17.45 su TRM 13 con Alessandro Amato e Eliana Chiavetta, per seguire ovviamente in diretta Empoli-Palermo. Grazie alla tifosa Rosanero Più, Ilenia Sanicola, grazie a Gualtiero Sanfilippo, che come sempre, Antonio, Marco, c'è l'aforisma, è una cosa che è terribile, vediamo, sentiamo. L'invidia è una buona stoffa per confezionare una spia. Va bene ragazzi, ciao, me ne vado, ciao, 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 pubblicità, ciao, fate quello che volete. Io ho dato il mio cuore, io ho dato 90 milioni per questo. Agghiacciante quello che dico, però questo non mi piace. A me non mi piace prostituzione intellettuale. Vi amo e viva la Rai. Attaccare! Non sono mollo, ma le mollo. Io anche capisco più Mourinho perché si incazza quando viene qua. Ci giochiamo le mutande! Fanno le cose regolari, come è la regola, e si va tutta a lui.